Dopo giorni e notti, ho la capacità di fondere la vita alla materia inanimata. Siamo arrivati a Frankenstein, devo dire, già da tanto tempo. Forse quando stavamo lavorando a Tutto Brucia, dentro quella materia delle troiane, dentro quel dolore, il tema della fragilità, dell'esclusione, dell'essere considerati a parte, di essere considerati altro dal consesso sociale, e soprattutto il potere trasformativo del dolore, che ti spinge a diventare altro da te, a diventare bestia, a diventare qualcosa che non è più catalogabile, ci ha portato dentro tutta un'altra serie di letture sul postumano, su tutta la filosofia che riflette sull'antropocentrismo e il superamento dell'antropocentrismo. E ci siamo dette, perché no tornare a quel romanzo invece, che è un po' all'origine di tutte queste riflessioni, perché è stato attraversato sia dalla letteratura femminista, ma non solo, appunto dal postumano, da tutta una serie di studi filosofici che hanno sempre affiancato il nostro percorso, forse per tutta la nostra stessa storia. E l'avevamo letto tempo fa, anche con Silvia Calderoni, fra l'altro, era stata anche lei a suggerire, ma questo anni e anni fa. E io e Enrico abbiamo deciso di tornarci appunto dopo Tutto Brucia. Perché oggi? Perché oggi? Perché la questione dell'esclusione, dell'alterità, purtroppo, continua a diventare sempre più violenta e pregnante. La questione femminile continua ad essere in tanti paesi del mondo una enorme ingiustizia. Questioni che appunto Mary Shelley ha vissuto sulla sua stessa pelle, sentendosi in colpa addirittura per aver scritto questa orrenda progenie, per aver partorito qualcosa di mostruoso, mostruoso perché andava contro il sistema patriarcale del momento, perché quel libro scritto da una donna non era accettabile. E già questo tema è altra cosa che poi ha innestato e aperto tutta una serie di considerazioni e di ricerche che abbiamo sviluppato assieme a Elenia Caleo, che chiaramente ha indirizzato in questa direzione ancora più, in modo ancora più consistente e approfondito. C'è qualcosa dentro di me che non capisco, mi divora. È stato divertente giocare rispetto all'opinione pubblica e a quello che si pensa normalmente, che Frankenstein sia la creatura, e invece no, Frankenstein è il dottore. E questa cosa è stata già un primo punto di partenza per fare degli slittamenti rispetto ai personaggi. E, si muove nel tempo, quindi si sposta temporalmente da un'epoca all'altra, facendo un salto di forma in modo nervoso e anche a tratti debole. È costellato da svenimenti, è costellato da un desiderio di scoprire, desiderio di governare in qualche modo la natura e le forze della natura, ma allo stesso tempo è un corpo che piano piano inizia a distruggersi. E quindi queste sono due forze che ho lavorato contemporaneamente, quindi da una parte una spinta che è il desiderio, che è la follia, che è la smania del sapere, del governare, di possedere il potere degli elementi, e dall'altra però questo corpo che piano piano cede, come se non riuscisse a sostenere il peso di tutto quello che piano inizia a governare. Sono in uno stato di esaltazione. Cerco di mangiare e non mangio. Non può mancare, oltre alla follia e oltre a questa debolezza, anche un fulmine che ha a che fare però con la gioia, con il farsi illuminare da queste meraviglie, le meraviglie del fuori, le meraviglie del mondo, che in qualche modo poi iniziano a far battere anche il cuore del professore, con quel ritmo della meraviglia e della gioia. Continua a chiederti come abbia potuto una ragazza così giovane arrivare a concepire un'idea così agghiacciante.
Abbiamo voluto anche dividere il lavoro in due parti. Questa prima parte che stiamo affrontando, la creatura è nel suo momento di amore per il mondo, di amore per ciò che la circonda, di scoperta della vita. Quindi è una creatura ingenua che sta attraversando e trapassando tutti quegli stadi molto velocemente che poi la porteranno alla conoscenza, al linguaggio. E all'interno proprio di questa bolla, appunto, quello che abbiamo cercato di sottolineare è proprio l'amore per l'umano, l'amore per l'altro, l'amore per il divenire, per essere anche poi portatrice e creatrice lei stessa di un futuro. Poi sappiamo bene che nel romanzo poi ci sono anche altri aspetti, quindi nasce la rabbia, nasce l'odio. Abbiamo cercato di lasciarli per il momento da parte, ecco, e quindi concentrarci più su questo. Io desidero penetrare nei recessi della natura, salire nei cieli, scoprire com'è il sangue circola. Mary Shelley è diventata importante dopo aver letto la sua biografia, dopo aver capito quanto all'interno del romanzo ci fosse di suo, del suo momento di vita, una giovane ragazza, 19enne, che scrive in una situazione particolarissima, come sappiamo, insomma, in quell'estate del 1816, questo romanzo, è una figura importante da un punto di vista di essere lei la creatrice di un creatore che poi crea una creatura, e anche il libro ha questa forma di scatole cinesi, quindi dove c'è sempre qualcuno che parla di qualcun altro, e questo qualcun altro prende voce quando è citato, quando è narrato, quando è preso come protagonista, quindi compare quando viene evocato. Quindi noi evocare Mary Shelley all'interno del lavoro poi ci sembrava quasi indispensabile, proprio perché è proprio nella struttura stessa del libro questo tentativo anche di mettersi lei stessa tra le righe, tra le trame. Io desidero scatenare la vita nella materia inanimata. Voglio creare una nuova specie.